Allora ci siamo, la diretta è pronta con la CNN, con l'America tutto a posto, possiamo partire. Allora, buonasera a tutti. Io sono Amedeo Colella e proveremo, oh, grazie. Proveremo in 60 minuti, veramente un record, a raccontare la storia della gastronomia napoletana. 3.000 anni di storia, perché tutto cominciò 2700-2800 anni fa, no? I greci che venivano da Sibari vennero via mare e cominciano a fondare Posidonia da queste parti. A Napoli, invece, a nord, quelli che venivano da Cuma arrivarono a Napoli, fondarono Partenope. Bene, sti greci gettano le basi non solo della dieta mediterranea, quello di cui parliamo in questi giorni, ma soprattutto di una gastronomia che poi si tramanda di generazione in generazione fino ad arrivare ai giorni nostri. Vedete, la gastronomia napoletana ha una caratteristica che nasce da una sfortuna enorme. Noi siamo stati sfortunati, sapete perché? Perché noi siamo stati sempre dominati. Prima gli arabi, poi i greci, poi i romani, poi c'è il ducato, poi ci sono i bizantini, poi c'è il viceregame spagnolo. E poi se andate a Napoli a Piazza Plebiscito, no? Lì c'è quella linea del tempo, tutti quei re che sono stati i capostipite delle dinastie che hanno dominato Napoli nell'ultimo millennio. E quelli sono normanni, svevi, angioini, aragonesi, spagnolo, francese. Fino anche Savoia. Bene, noi siamo stati sempre dominati, però siamo riusciti a trasformare questa sfortuna, questo problema, in una grande opportunità, perché noi abbiamo preso il meglio da ognuna di queste dinastie. Noi, per esempio, abbiamo una lingua napoletana in senso esteso, lingua meridionale, che ha delle radici greche, ma noi parliamo pure latino, parliamo arabo e parliamo svevo, normanno, angioino, aragonese, e così pure nella nostra cucina. Noi mangiamo greco, mangiamo latino, mangiamo tutte le cucine di quelle dinastie. Siamo stati sempre un popolo pacifico, diciamo la verità, non abbiamo mai fatto guerra, ci siamo lasciati sempre colonizzare, dominare. Guarda, nell'ultimo millennio possiamo dire che abbiamo fatto sì e no tre rivoluzioni, tre rivoluzioni sociali che corrispondono alle tre rivoluzioni gastronomiche di cui parlerò stasera. La prima rivoluzione 1636, la conoscete, quella di Masaniello, durò 16 giorni, la prima Repubblica Napoletana, in tutto durò 16 giorni, questo è tutto. Poi ci fu la seconda Repubblica Napoletana, quella di Leonora Pimentel Fonseca, 1799, e quella durò 2 mesi e mezzo, tutte cose 2 mesi e mezzo. Poi la terza rivoluzione furono le 4 giornate di Napoli. Insomma, signori miei, in 3.000 anni noi abbiamo combattuto tutte cose 3 mesi, ecco. Quindi siamo stati sempre dominati, siamo sempre stati un popolo pacifico. In tutto abbiamo combattuto 3 mesi. Però poi da ognuna di queste dinastie abbiamo preso il meglio. Perché noi, appunto, no, io sento bene, parliamo greco, svevo, normanno, angioino, aragonese. Intanto stiamo aggiustando. Perché tutto questo non c'era un quarto d'ora fa, quindi io devo ringraziare moltissimo. E lui è un grandissimo maestro, Enzo, grazie, grazie Enzo, grazie.
In 3.000 anni di storia conserviamo ancora oggi la memoria storica nei nomi, nelle parole. Ammanesta ammaratata, che è un felice matrimonio, no? Fra un gruppo di verdure e un gruppo di carni. Guardate, venendo qua ho comprato in autostrada un pacchetto di wafer, no, per dire, ho comprato il gusto nocciola. Avete mai notato che sul gusto nocciola della Loacker è scritto wafer napolitaner? Uno dice, ma perché napolitaner? Che c'entra sto nome? Mica significherà veramente napoletano. E invece no, significa esattamente napoletano. Sapete perché? Perché a fine 800, quando Joseph Manner in Austria inventò il wafer, questo biscotto straordinario con 5 strati sottilissimi, la versione nocciola, per indicare che lui non aveva usato una nocciola qualunque, ma la migliore nocciola europea, lui scrisse napoletaner perché nell'Ottocento la migliore nocciola europea era quella napoletana, quella di Giffoni Vallepiana, quella di Montella, quella di San Paolo Bersito, quella di Avella. Pensate un po', i latini chiamavano la nocciola nux avellana, la noce di Avella, per dire, in spagnolo si chiama avegliana, in portoghese si chiama avelà. Cioè questo paesino di 4.000 anime alle falde dell'Appennino dà il nome alla nocciola in metà del nostro continente. E quindi quanto dovremmo essere orgogliosi di appartenere a questa etnia? Perché nell'Ottocento la meglio nocciola era quella napolitana. E Manner lo scrisse e tutti quanti lo seguirono. Ancora oggi in America il Neapolitan Waffle significa il waffle alla nocciola. Nocciola napoletana era sinonimo di alta qualità. E questo dovrebbe essere un grande motivo d'orgoglio. Prima ho mangiato dei fusilli meravigliosi di Felitto. Teneva una furchetta a mano, no? Una furchetta a quattro rebbi. Ora, se io vi dicessi capura furchetta a quattro rebbi, cioè la furchetta che usiamo tutti i giorni, no, che non usiamo solo noi, che usa il mondo intero, l'abbiamo inventata noi a Napoli. Allora diceva, boh, chi sta esagerati? Vorremmo vedere che tutto è nato a Napoli, Napoli è l'ombelico del mondo. In realtà è esattamente così, perché siamo nel 1770. Ferdinando IV di Borbone era golosissimo della pasta lunga, la pasta lunga gragnanese, ma la pasta si è sempre mangiata a branca, come faceva Totò nel film Miseria e Nobiltà, come fa Pulcinella nell'iconografia popolare. L'umanità ha sempre mangiato con le mani. La forchetta nasce in epoca bizantina, ma era sempre stata considerata una stravaganza. Fino anche Luigi XIV, siamo già inizio 800, non usava la forchetta, usava le mani. Al massimo aveva dei ditali d'oro per mangiare, ma si usavano le mani. Gli scugnizi napoletani a fine 800 mangiavano i maccheroni a branca con le mani. Beh, ma era possibile mangiare la pasta lunga gragnanese nei pranzi ufficiali? Ferdinando Borbone lo voleva. Come fare? Era impossibile perché la forchetta in quell'epoca, nel 700, aveva 2 o 3 rebbi. Ora provate ad arrotolare gli spaghetti con 2 rebbi, subito cadrebbero via. Bene, allora lui chiede al suo gran ciambellano di corte, Gennaro Spadaccini, nome e cognome assolutamente napoletani, Gennà mi ha risolto questo problema, e vedi come mi fa inventare uno strumento che mi consente di mangiare la pasta lunga nei pranzi ufficiali. Gennaro Spadaccini accorcia la lunghezza dei rebbi, li moltiplica, ne fa 5, perfetto per arrotolare ma complicato da mettere in bocca, 5 erano troppi. Decide nel 1770 di creare la forchetta a 4 rebbi, che poi si diffonde in tutto il mondo. Quindi voglio dire, ma tipo c'è nata Stellatella qua, ecco, sul nostro... Abbiamo regalato anche la forchetta a tutta l'umanità. Di quante cose dovremmo essere orgogliosi? Gli abbiamo regalato la zuppa inglese, che è un dolce napoletanissimo, che si chiama zuppa inglese per un puro caso, per errore, e in questo caso c'entra pure il Cilento. Sapete che la zuppa inglese nasce un giorno preciso, il 3 ottobre del 1839, è un giorno che i ferrovieri conoscono bene, no? Perché mo è passato treno. Il 3 ottobre del 1839 la nostra etnia, di nuovo, inaugurò la prima ferrovia italiana, la famosa Napoli Portici, fu inaugurata ovviamente di nuovo nel nostro regno, ma non voglio esagerare perché poi capite, esageriamo, no? Sempre noi meridionali che stiamo sempre a rivendicare questi primati. Ma sapete che Ferdinando Borbone chiese aiuto agli inglesi per creare la tecnologia, arrivò Bayard, l'ingegnere Bayard, gli inglesi avevano già fatto la Londra Southampton, arriva Bayard e fanno la ferrovia Napoli Portici. Quella sera alla Reggia di Portici, re Ferdinando II volle fare un gran ricevimento in onore di chi? Degli inglesi. C'era l'ambasciatore inglese, Lord Cornelius Napier, che era l'ospite d'onore.
Ferdinando Borbone ordinò come dolce la sua torta preferita. Qual è la torta preferita di Ferdinando Borbone? La pizza roche. La pizza roche nel 600, nel 700, era un pan di Spagna. Ecco, la facciamo. Beh, questa è un'altra pizza, però va bene. Aurelio Firro, la facciamo dopo questa, magari conservatela. La pizza roche noi la facciamo ancora oggi, a distanza di 500 anni. È un pan di Spagna. Pan di Spagna, ce l'hanno portata gli spagnoli, evidentemente, che veniva lievemente annasprata nella parte superiore, al massimo con riavulille, con confettiello per farlo un po' più colorato. Ma è quella che si mangia ancora oggi nel Cilento, e nel Settecento era la pizza preferita da Ferdinando II Borbone. E allora Ferdinando diede ordine alle cucine di fare la pizza roce, ma c'è una bellissima leggenda romanzata che dice che uscendo dalla cucina il capo pasticciere si fa cadere da mano i pan di Spagna. Cadono a terra e si fanno mille piezze. Maronna mia, panico, non sanno più cosa fare. Esce il capo pasticciere, prova a prendere una spatola, prova a mettere assieme i pezzi, ma gamba fa, no, si vede troppo. Allora decide di prendere l'alchermes, un liquore rosso per tentare di uniformare. No, si vede ancora. Allora fa una veloce crema pasticciera con amarena. No, si vede, l'unica cosa per evitare il misfatto è realizzare due dita di meringa, mettere passare in forno, e a questo punto il capo pasticciere chiama il cameriere che ha fatto guaio e dice: guaio, ma hai fatto guaio, pigli sta zuppa e portala all'inglese, perché l'inglese era Lord Cornelius Napier, ospite d'onore. Ovviamente cosa fa? Il nostro cameriere tremante arriva al cospetto di sua maestà, il quale non riconosce il dolce che aveva ordinato. Dove sta sta pizza roce? Ma il cameriere, voi sapete che noi napoletani, questo ce lo riconoscono in tutto il mondo, siamo dotati di una grande capacità di risolvere un sacco di cose. Ecco, nel mondo questa capacità ce la riconoscono come capacità di problem solving, resilienza, capacità di problem solving. Noi a Napoli la chiamiamo una pezza a colore, ecco, riusciamo sempre... Mettiamo sempre una pezza a colore. Ecco. E allora che fece il cameriere? No, maestà, ma questa è la famosa zuppa inglese, l'abbiamo fatta proprio in onore dell'ambasciatore inglese. Ecco, e così riuscire. Nel nome c'è la memoria storica degli alimenti, nelle cose che mangiamo ogni giorno. Ieri ho mangiato a Napoli una parigina. La parigina è la pizza a doppio strato, quella con la pasta sfoglia sopra. Si chiama parigina, così come la francesina, che è il dolce fatto in pasta sfoglia e zucchero caramellato, nel nome contiene la memoria storica, che quando nel Settecento arrivò la pasta sfoglia dalla Francia, noi a Napoli la chiamiamo la pasta parigina, la pasta francese, e i prodotti fatti con la pasta francese si chiamano oggi, dopo 300 anni, si chiamano ancora parigina e francesina. Bisogna ricordarsi i nomi, la pizza ammaccata, ovviamente Cristian Santomauro, straordinario produttore, ma ammaccato, era appunto da ammaccare, schiacciare, la prima forma di pasta era in fondo ammaccando un impasto di acqua e farina, la lagana nasce in epoca greca, ecco arriviamo ai greci, perché poi ci siamo arrivati, sì d'accordo, abbiamo detto abbiamo gli ultimi 1000 anni di storia, abbiamo 3 grandi rivoluzioni di cui parliamo stasera, però le radici di tutto questo vengono messe 2700, 2800 anni fa nel posto in cui siamo, nella valle del Sele, perché qui arrivano i greci sibarioti, vedono sto fiume, vedono questo estuario molto interessante, la valle è meravigliosa, decidono di creare qua un insediamento che si chiamerà Posidonia, decidono di creare a Napoli invece i greci cumani, beh lì c'è un'altra leggenda perché loro venivano da Cuma, voi sapete che loro potevano prendere la cumana, no? La ferrovia cumana, ma a Cumana stava in sciopero, ecco, già allora, e allora vengono via mare, arrivano lì nel Golfo di Napoli, vedono che insomma il Vesuvio è interessante, e sull'isoletta di Megaride, dove oggi c'è il Castel dell'Ovo, fondano il primo insediamento di quella che sarà la città di Partenope, in omaggio alla sirena Partenope che era seppellita in quel luogo, ma le sirene come sapete erano 3 e quindi c'è un'altra connessione col luogo in cui siamo, Partenope, Ligeia e Leucosia, tutte e 3 tentano di sedurre Ulisse, ma Ulisse non si fa sedurre, e allora si gettano a mare e il mare le restituisce nelle isole di nell'isola di Megaride a Napoli dove c'è la tomba della sirena Partenope, l'isola di Leucosia che chiude il Golfo di Salerno e l'isola di Ligeia che è in Calabria dalle parti dell'isola di Dino. A te, un pezzo tuo, grazie. Ma continuiamo.
Bravissimo. Pensate, gli ho detto, ma scusa, ma non canti, non c'è il microfono. Lui mi ha risposto, io canto con la tastiera. Vero, assolutamente vero. Se ti avessero sentito i fratelli De Curtis sarebbero stati onorati di questa esecuzione. Ma tutto sto paraustiello che vi ho già raccontato fino a mo, vi ho già raccontato perché volevo dire quindi che tutto quello che mangiamo oggi ha delle radici antichissime. I greci, quando arrivarono qui a fondare Posidonia, proprio dove stiamo noi adesso, quando arrivarono a Napoli, sull'isola di Megaride, sicuramente sepultarono dei pentoloni per friggere, dei padelloni. I greci friggevano tutte cose. Facevano delle frittelle farcite col miele, che sono gli antenati di pancakes. Vabbè, lasciamo perdere, che oggi io ripudio questa cosa. Ma loro facevano gli strogulos. Gli strogulos erano delle palline di acqua e frumento che venivano fritte due volte, perché i greci friggevano e come friggevano, e venivano farciti col miele. Scusate, strogulos. Siamo davanti agli antesignani degli struffoli che abbiamo mangiati a Natale. Gli struffoli, uno il dolce più antico dell'umanità, un dolce che ha 2800 anni, e lo facevano già i greci. Ma ovviamente poi il territorio Napoli diventa romana e pure i romani continuano a friggere le palline di acqua e frumento. Loro friggevano le serpule. La serpula era un serpentello di acqua e frumento che veniva poi farcito con un elisir. E da serpula, in fondo, siamo davanti all'antesignano della zeppola, che anch'essa viene fritta. Peraltro, sia greci che romani friggevano due volte, ce lo tengo a dirlo, perché friggevano una volta in olio vegetale e una seconda volta in olio animale, nello strutto fuso. Bene, e la ricetta della zeppola napoletana, quella che oggi associamo a San Giuseppe, ma quello fu un pasticcere napoletano che aveva il naso per il marketing, che lesse sulle sacre scritture che San Giuseppe nutrì la sua famiglia in fuga, durante la fuga verso l'Egitto, con delle frittelline. Ecco qua, capì che tu devi associare un dolce a un evento religioso. San Giuseppe era libero, a Natale ci stava nei struffoli, a Pasqua ci stava la pastiera, decise che San Giuseppe era perfetta per fare la zeppola. Bene, ma la zeppola fu codificata nel 1832 da Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino. Questo lo conoscete perché lui fece il primo ricettario di cucina napoletana e lui codificò la zeppola come fritta due volte. Voi sapete che recentemente sta nascendo, io non dico la friggere due volte perché effettivamente può essere, però non dico neanche la fa al forno, perché sono uscite recentemente queste zeppole al forno, noi in epoca di dieta, per carità. Siamo a fu peccato, una volta che l'amma fa è meglio che facciamo mortale, ecco, per dire. Quindi siamo davanti a dolci che hanno storie antichissime. E i greci avevano la Menaide. La Menaide era questa rete che si gettava, appunto, che era, oggi diremo, biocompatibile, ecologicamente corretta, perché aveva un foro grosso che faceva passare le alici piccole. Oggi l'abbiamo chiamata la Menaica e facciamo ancora oggi le alici di Menaica. Gli arabi invece avevano lo sciavechiello, la shabek. La shabek era la rete araba che noi ancora oggi copiosamente utilizziamo anche nelle nostre parti. O sciavechiello, la chiamiamo oggi la sciabica. La sciabica è la rete semicircolare, quella che si getta direttamente dalla spiaggia e si tira con grande fatica. Infatti quando qualcuno pare che fa sempre una fatica, no? Pure a tirare, che ne so, pure a spostare una foglia, una scrivania, un'altra, dice, ma cremo, pare che stai tirando lo sciavichiello. Ecco, lo sciavichiello. Però in effetti c'è un modo di dire napoletano, quando qualcuno va in bassa fortuna, no? Va proprio un disastro economico, a Napoli usiamo dire, chi le aiuta a fornire, che paccherin dall'acqua. Ecco, sapete? Con decenza parlando, non l'ho detto. E paccherin dall'acqua viene proprio dalla pratica della sciabica, dello sciavichiello. Sì, perché anche nel tirare lo sciavichiello, faticosissimo, si tirava da due lati, una persona di qua e una persona dall'altra, un gruppo di qua e un gruppo di là. Anche lì c'era una gerarchia economica e sociale. I più ricchi possidenti rimanevano in spiaggia e non si bagnavano i piedi manco d'inverno. Quelli che erano i più poverielli, gli ultimi, insomma, nella catena sociale, erano costretti a entrare in acqua e si bagnavano quindi fino alla vita, donde erano fornute che paccherin dall'acqua. Come vedete, insomma, anche le pacche nell'acqua, anche nei modi di dire, anche nelle parole, noi abbiamo veramente, veramente una storia antichissima. La città diventa romana, diventiamo romani e della cucina romana abbiamo ancora tantissimo. Per esempio Apicio, il cuoco più famoso dell'epoca romana, aveva inventato un sistema di conservazione dei cibi sotto aceto, alla maniera di Apicio. E ancora oggi quando friggiamo le zucchine e le mettiamo sotto aceto, chiamiamo le zucchine alla scapece. Quindi nel nome c'è la memoria storica di quello che mangiamo.
I romani erano malati per una salsa che vendevano di Termopolium. I Termopolium erano i fast food, insomma, della vecchia Roma, no? Queste otri dove c'era la nostra salsa ottenuta dalla decomposizione dell'interiora dei pesci. Voglio dire, oggi per noi sarebbe immangiabile, ma la colatura d'alici di cetara, in fondo, dopo 3.000 anni, è l'erede diretto del garum che si vendeva nei Termopoli. Poi c'erano anche le trattorie, quelle sulle vie consolari, che si chiamavano caupone. Le caupone avevano sempre dei piatti, gli alimenti sempre pronti. Ed ecco perché, tipo per esempio, del pane da farcire con quello che c'era disponibile in dispensa. E ancora oggi d'estate, quando non ci va di cucinare, ci facciamo una caponata, da caupona, caponata. La caponata campana, quella siciliana è un'altra cosa, è fatta di zucchine fritte, perché ora abbiamo la sicula qua che ci corregge subito. La caponata campana è quando non ci viene voglia di cucinare, apriamo il frigorifero e ci mettiamo sul pane, sul pascuotto cilentano, tutto quello che c'è in frigo. Ma i romani non ci potevano mettere ovviamente una cosa che noi mettiamo invece copiosamente, a pomarola, perché il pomodoro, ecco, arriva molti anni dopo, arriva dopo la scoperta dell'America, e quella costituisce una vera e propria rivoluzione nella cucina napoletana. Però quella, quindi la caponata di epoca romana era più che altro una sorta di quella che noi chiamiamo insalata di rinforzo, quella del Cavalcanti. Ancora una volta cito Ippolito Buonvicino, duca di Cavalcanti, il quale inventò, dovete sapere che dopo il Concilio di Trento, facciamo un volo pindarico, no? Dopo il 500, il Concilio di Trento, sapete, in campo gastronomico introduce una cosa fondamentale per i cattolici, il divieto di mangiare carne, il venerdì, molti sabato, durante la quaresima, durante l'avvento, caspita, un bello problema. E come facemmo? I religiosi stavano inguaiati, perché erroneamente, insomma, nel 500 erano convinti che la riproduzione dell'animale fosse sessuale, quindi fosse impura, e erano ammessi i pesci, perché invece quella lì era pura. Ovviamente subito si scatenarono i sindacati dei preti, e non ci capite, ma siamo quasi 220 giorni l'anno non si poteva mangiare carne, ma che siamo pazzi? Ma... E allora, ecco, fu fatta una prima deroga. No, la prima deroga, sapete quale fu? I preti malati, le suore malate, scusate, ma stanno malate. E allora si facevano tutte quante certificate medici per poter mangiare la carne, per stare malati. Ma la deroga fu accettata a condizione che la carne fosse consumata in camera e non in refettorio, così nostro Signore non guarda il consumo della carne, che è impura. Ed ecco perché si diffonde il termine cammarare, che significava mangiare di grasso, per contrapposizione con la S privativa, scammarare, significava mangiare di magro. E ancora oggi a molte famiglie napoletane fanno vermicelli e scammar la vigilia di Natale, che è un piatto veramente poverissimo, che rispetta, che è quello che rimane, che è fatto con pinoli, noci, noccioline, alici, un piatto con la frittata di scammaro. E scammaro viene proprio dalle abitudini del mangiare di magro. Vabbè, mi sto perdendo, perché poi ogni tanto piglio delle strade laterali. Siamo più o meno ai romani. Dobbiamo fare un volo pindarico, perché vi avevo promesso in 60 minuti, siamo ancora a 2000 anni fa, quindi dobbiamo fare un attimo una cosa un po' più veloce. Perché noi parliamo, non solo mangiamo tutte le cose che mangiavano gli arabi, beh, gli arabi ci hanno dato la pasta, su questo non si discute. Sì, d'accordo, attraverso la Sicilia, perché gli arabi ovviamente dominarono in Sicilia la conca d'oro, quella che poi era d'oro poi per le arance, ma prima lo era stata per la pasta stesa al sole. I napoletani, anzi la Repubblica Amalfitana, la Repubblica Marinara di Amalfi, forniva alla Conca d'Oro le farine, gli amalfitani vanno là, imparano a fare la pasta, importiamo dalla Sicilia la pasta, e quindi e poi la cultura della pasta, diciamo, diventa quello che oggi conosciamo, che è il centro della nostra alimentazione. Sì, che noi stiamo appiccicati col riso, no? Se io apro una qualunque delle vostre dispense troverò 30 pacchetti di pasta, cioè uno per ogni giorno, cioè per ogni soluzione, e poi un triste pacchetto di riso nascosto là dritto, e casomai, perché noi col riso proprio siamo veramente appiccicati. Ma dobbiamo fare un volo, arriviamo alle grandi rivoluzioni della cucina napoletana, perché negli ultimi 300-400 anni avviene, diciamo, si forma la cucina che mangiamo oggi tutti i giorni. Abbiamo detto prima tre rivoluzioni sociali abbiamo avuto, quella di Masaniello, quella degli intellettuali, 1799. Vedete, sto correndo perché sto come WhatsApp quando sta 1,5, no? Cioè sto facendo presto perché devo andare veloce, perché voglio chiudere, voglio veramente lasciarvi presto.
E poi c'è la terza rivoluzione, che è le quattro giornate di Napoli. Abbiamo tre grandi rivoluzioni gastronomiche nella storia recente di Napoli. La prima avviene nel 600. Cerchiamo almeno di memorizzare queste tre grandi rivoluzioni come memoria di quello che abbiamo detto stasera. E avviene nel 600. Fino al 600 i napoletani, i meridionali, venivano detti magnafoglie, i mangiafoglie. Sì, perché la Campania Felix, generosissima, ci dava ogni tipo di verdura. Scarole, cavolo, cavolo cappuccio, torselle, friarielli, che avevamo, quelli li avevamo solamente noi. E noi con tutte queste verdure le mangiavamo copiosamente, eravamo detti magnafoglie. Ma quando parliamo di mangiafoglie non pensate mai al napoletano vegano che si mangiava insalate e rughette. Se la carne mancava era perché mancava come nell'antica Grecia, mancava non per motivi ideologici, mancava per fame, per mancanza di risorse economiche. Ma quando mancava la carne, due cucchiai di sugna, giusto per dare, ecco, la sensazione del sapore della carne. E quello che mangiavamo era quindi qualcosa di molto simile alla manessa ammaritata. E cito di nuovo i cicci ammaritati, perché poi in lingua napoletana a femmina si ammarita. In Sicilia in realtà anche l'omma si ammarita, infatti maritati. In realtà essendo il ciccio, il cecio, maschio, si dovrebbe insurare, perché a Napoli a femmina sansore, cioè l'omma sansore, a femmina sammarita. Anche qui, guardate com'è bella la lingua napoletana. Insurata, insurata, guarda che volgarità, affatto. E dal latino uxorio, si è inuxoriato, si è insurato, guardate che bello. Noi veramente siamo portatori inconsapevoli di un valore linguistico straordinario. Ma nel 600 noi da mangiafoglie diventiamo Magna Maccarun. Sì, in quell'anza di mare che fra Gragnano, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, inventano la gramola stanga, inventano l'ingegno dei maccheroni, la produzione di maccheroni smette di essere un'attività, diciamo, domestica, casalinga, diventa un'attività semi-artigianale. Bene, noi ci innamoriamo dei maccarun, diventiamo il maccherone napoletano, diventerà esportato poi in tutto il mondo, diventiamo Magna Maccarun. È una vera e propria rivoluzione. Ancora oggi, insomma, il napoletano invitato a un'occasione favorevole, diciamo, sta invitando a carne e maccarun, ecco, il maccherone. E poi la fantasia dei pastai è straordinaria. Noi abbiamo un maccarone zit, ovviamente la miglior qualità di maccheroni, perché era quello destinato al matrimonio della zita, la ragazza che andava da marito, quindi o zit. Frate cucine degli ziti, degli zitoni, sono poi i rigatoni, ma i puristi ovviamente rifiutano il rigatone perché la ruvidità esterna della pasta gragnanese di Castellammare di Torre Annunziata garantisce già un assorbimento perfetto. Nei nomi anche qui c'è la memoria storica, ci sono paste legate all'abbigliamento, le trine, che ne so, le maniche, le mezze maniche, abbiamo ancora, ci sono paste legate alla storia, che ne so, ora mi viene, i tripolini, in memoria dell'esperienza coloniale di quei pazzi di fascisti che volevano fare, i colonizzatori, le mafaldine, in omaggio a Mafalda di Savoia, i Manfredi, perché si racconta che Manfredi di Svevia fu invitato a Benevento a mangiare della pasta con la ricotta, e oggi ogni 26 dicembre a Napoli mangiamo i Manfredi con la ricotta, perché abbiamo nel nome, custodiamo le memorie storiche. Ci sta una pasta, per esempio, i tubetti e le piccerille, che a Napoli chiamiamo l'Ave Maria e il Padre Nostro. Ora molte case produttrici sono tornate a farle. Le Ave Maria sono dei tubettini piccoli, piccoli, piccoli. Sapete perché si chiamano Ave Maria ancora oggi? Perché quando, voi sapete, oggi quando buttiamo la pasta ci affidiamo al timer, cerchiamo quanto durava, mettiamo il timer. Ma all'epoca nostra la pasta si assaggiava in cottura e si assaggiava di sale. Ovvero, le Ave Marie erano talmente piccoli che quando le buttavi, il tempo di recitare due Ave Marie e la pasta era pronta. E poi c'erano i Padre Nostri che erano un po' più grandi, no? Ovviamente, perché il Padre Nostro dura un po' di più. La prima rivoluzione, noi smettiamo di essere mangiafoglie e diventiamo Magna Maccarun. Ti prego.
è talmente bravo che ho deciso di parlare meno per lasciare più spazio a lui, così facciamo una cosa, che è veramente bravissimo, complimenti. Allora, prima rivoluzione, Mangiafoglia mangia macaroon e ci siamo, ce la siamo tolti davanti. A fine Settecento, a metà del Settecento, avviene la seconda grande rivoluzione, che noi sti maccheroni come ci mangiavamo? In realtà strutto e pecorino fondamentalmente, perché il pomodoro non c'era ancora. Il ragù ce lo facevamo, sì, ma ce lo facevamo a genovese, carne e cipolle, non c'era ancora il pomodoro. Ce lo racconta a fine Ottocento Matilde Serao, avete letto forse Il ventre di Napoli, c'è il capitolo Come mangiano i napoletani. Beh, ci racconta Matilde che a fine Ottocento con due sord, la lira era fatta da 20 soldi e ci mancava sempre sord per apparare la lira. Un soldo valeva grosso modo attualizzato 30 centesimi, ok? Con due soldi, con 60 centesimi, potevi comprare per strada un piattello di maccheroni. A Napoli si vendevano due tipologie di piatti di maccheroni. Si mangiavano a branca, perché il piatto ovviamente era di peltro, l'acciaio non sarebbe ancora arrivato e nemmeno la ceramica c'era già. Bene, ma non si usava per strada. Il piattello si chiamava Oroio e O3. C'era il piattello da due soldi e quello da tre soldi. Il piattello da due si chiamava Oroio allattante. Allattante perché la pasta era da questi maccheronari per la strada e rilasciava l'amido e praticamente diventava latte e quindi si chiamava Oroio allattante. Il tre si chiamava O3 Garibard perché nel piatto da tre soldi c'era l'aggiunta di un dischetto di conserva di pomodoro. Ora la conserva di pomodoro non so se tutti se la ricordano perché noi siamo della generazione delle bottiglie dei pomodoro, no? Ma prima delle bottiglie il pomodoro si faceva seccare col sale sotto al sole e si faceva la conserva di pomodoro. Bene, un dischetto di conserva di pomodoro veniva detta a Garibald, era rossa in omaggio alle camicie rosse dei garibaldini, i napoletani le chiamavano a Garibald, quindi c'era Oroio allattante oltre a Garibald. Ma bando alle ciance, arriviamo a questa nuova rivoluzione. La rivoluzione del pomodoro. A fine Settecento si diffonde l'utilizzo del pomodoro per una serie di circostanze strane che ora vi spiegherò. Ma arriva dall'America, abbiamo detto, 1492 abbiamo studiato a scuola. E perché si aspetta il Settecento per mangiare su pummarola? Sì, perché quando arrivò il pomodoro fu ritenuto velenoso. C'era la solanina dentro. No, no, non si può mangiare, non si può mangiare. Forse solamente i primi morsi della fame di qualche contadino della Piana del Sele o dell'agro nocerino sarnese, che convinti, insomma, provarono questo pomodoro, altro che velenoso, questo è straordinario. Pensate, il pomodoro per 200 anni fu una pianta d'appartamento, le bambine ci facevano le coroncini con i fiori di pomodoro, nessuno sapeva mangiare il pomodoro, è incredibile. E invece poi l'introduzione del pomodoro, come dice Luciano De Crescenzo, costituisce per la cucina napoletana quello che avvenne nella coscienza sociale dei francesi all'indomani della rivoluzione francese. C'è un vero e proprio sconvolgimento. La nostra vita cambia. Noi mangiavamo in bianco fino al fine Settecento. Finalmente diventa rossa. Noi mangiamo un ragù. Nasce la pizza che state mangiando e poteva nascere solo qua. Perché a questo paesino di 3.000 anime nell'agro nocerino sarnese, San Marzano sul Sarno, cioè, voglio dire, pensate un po', eravamo talmente bravi che i semi che venivano dal Perù a San Marzano li facevamo talmente bene che il 90% della produzione di San Marzano tornava nata a voto in America. Cioè, gli americani ci avevano dato un maroro, noi la facevamo così bene che gliela esportavamo un'altra volta. E a metà dell'Ottocento, Heinz, col pomodoro San Marzano, inventò il ketchup e ci mandai nata a voto al re da che è stata parte. Cioè, a pomodoro loro mandavano a cane, ci vedevano allora. Beh, però eravamo bravissimi a fare le cose. Ci innamoriamo del pomodoro, la nostra vita cambia. Oggi si mangia in bianco quando siamo malati. Ecco, altrimenti mangiamo rossi. La nostra vita è veramente completamente cambiata. E il pomodoro, in realtà, si diffonde però a fine Settecento per una circostanza incredibile. Perché in realtà a fine Settecento gira voce, Napoli, nel meridione, che il pomodoro sia un alimento afrodisiaco. Ecco qua. Allora, davanti alla parola afrodisiaco, dato che l'uomo ha sempre pensato di essere insufficiente per la propria donna, fatta una bella magnata di pummarola e ti faccio le cagumbine, insomma, fatto è, io ovviamente smentisco sul potere afrodisiaco del pomodoro, ci ho provato in mille modi, ma bene, ma questo decretò il successo del pomodoro. A fine Settecento tutti mangiamo il pomodoro sperando in una notte d'amore favorevole. E questa è una storia molto simile, però ve la racconto dopo la canzone di Marco. Grazie. Faccio un'altra canzone. A quella della patata. Io ti voglio bene assai.
Raffaele Sacco. Grazie, grazie, bravissimo. Raffaele Sacco, 1837, con due versi, disse quello che avevamo tentato di dire mille volte, il dramma dell'amore non ricambiato. Io ti voglio bene assai e tu non pensi a me. Ma torniamo alle cose invece stupide che raccontavo. La storia del pomodoro è molto simile a quella della patata. Dall'America, voi non ci crederete, ma arrivò a nocciolina americana, arrivò a patana, arrivò... Sì, ecco, vi dicevo prima della nocciola napoletana. Quando arrivò dall'America il peanut, l'arachide, noi per dire attenzione, non mi scamma l'ana casete, che è la nocciolina che viene all'America, e ancora oggi, dopo 200 anni, la chiamiamo ancora nocciolina americana, come a dire che è americana, insomma, robe di serie B. Ecco, arrivò il puparulillo di ciummo, arrivarono cose, arrivò la patata. Ecco, però anche per motivi climatici, il pomodoro attecchì nel meridione d'Italia. La patata non ebbe un gran successo dalle nostre parti. Diciamo, potrei dire, parafrasando Orlando, ecco, diciamo, i napoletani non avevano capito quanto sarebbe stata importante la patata, ecco, nel futuro dell'umanità. La patata era una... Non lo capimmo, lui lo capì, l'aveva capito. Capimmo il pomodoro. La patata invece attecchi, sapete dove? In Germania e in Francia, assai. Infatti i francesi ancora oggi non fanno un pranzo o una cena se non ci mettono due tipi di patate diversi all'interno. Il protagonista della patata in Francia ha una storia molto simile a quella del pomodoro, perché Gustave Parmentier l'avete sentito forse, è un piatto francese, beef parmentier, il taglio alla parmentier, era un farmacista francese. Durante la guerra dei sette anni, metà del Settecento, fu fatto prigioniero, quella guerra fra Francia e Germania, fu fatto prigioniero dai tedeschi. I tedeschi davano la patata ai porci e ai carcerati, ok? Parmentier mangiava questa patata e dicette... Chi sta patata, vedrai, salverà la Francia. Perché, tornato in Francia, tenta di convincere Luigi XVI che la patata è un alimento straordinario, si conserva molto meglio rispetto al grano, al frumento, ma soprattutto i nemici, quando assediavano Parigi, per affamare Parigi, vedete che facevano? Bruciavano i campi di grano attorno a Parigi, a patana non bruciava, perché sta sottoterra. Mai stato, dobbiamo investire sulla patata. Luigi XVI se ne convince, ma come fare a convincere i proprietari delle terre, i latifondisti, non volevano coltivare patata. E allora ebbe un'idea geniale. A Versailles, al castello di Versailles, prese un terreno enorme, lo coltivò tutto a patate e lo fece sorvegliare da delle guardie armate di tutto punto, 24 ore su 24. Tanto che tutti dicevano, ma che ci sta in tutto il re, che addirittura i guardie tutta attorno. Bene, fece girare la voce, ci sta questo tubero, la patata, sua maestà è golosissimo, pare che sia afrodisiaco. Ancora una volta. Ed ecco che la parola afrodisiaco decretò il successo della patata in Francia. Tanto è vero che come da noi, come abbiamo esportato il pomodoro in America, dopo la Prima Guerra Mondiale arrivano gli americani, arrivano in Francia e scoprono la patata, ma l'avevano portata loro. E ancora oggi in America chiamano French fries, le patatine fritte, le chiamano patate francesi, mentre loro ci hanno portato il patate. Bene, la storia è molto lunga, ma il pomodoro, torniamo a noi, consente la nascita dei due piatti simbolici della cucina napoletana. Nasce il ragù, il piatto che fino a quel momento ci facevamo in bianco per la genovese, e nasce soprattutto la pizza che è nata a Napoli. Oggi patrimonio mondiale UNESCO, l'arte dei pizzaioli napoletani, un omaggio a Cristian Santomauro che dopo 200 anni si è inventata nata pizza, la pizza ammaccata straordinaria che fanno loro. E ovviamente a questo punto celebriamo Aurelio Fierro, visto che l'hai accennata prima, ma tu puliva a pizza. Thank you.
Beh, dobbiamo sorvolare, veramente in realtà c'è un'eccellenza sulla quale non posso sorvolare, ovviamente la mozzarella nella piana del Sele, davanti alla scafa del Sele, davanti, insomma non posso senz'altro sorvolare, perché ovviamente vabbè, c'è la diatriba fra la mozzarella dei Mazzoni, che è l'aria umida che si trova appunto fra Volturno e Garigliano, e l'altra aria umida che è la piana del Sele, se ne accorse pure Carlo di Borbone, il quale si innamorò della mozzarella. Carlo di Borbone costruì due regge, a parte che ne fece 4-5 di regge in 25 anni, ma poi costruì Carditello e Persano, due regge borboniche, una nell'area dei Mazzoni e l'altra nella piana del Sele, proprio per dare impulso alla produzione di mozzarella. E io ce l'ho con i Savoia, perché dopo l'Unità d'Italia, sapete, i Savoia vennero parmigiano, no? Perché noi eravamo terreno di conquista, tenevano tutta questa produzione parmigiana. Sì, d'accordo, ma ci siamo innamorati del parmigiano, non fa niente, è diventato uno di noi, va bene. Ma ovviamente la produzione fu penalizzata, si chiuse Carditello, si chiuse Persano, diventò una stazione militare, e qui da queste parti, sapete, si rischiò l'estinzione della bufala mediterranea. Lo facevo con Massimo Ranieri, che cade dal palco. Vabbè, almeno diceva facciamo una cosa utile stasera, una cosa intelligente. E allora loro, ce l'ho con i Savoia, perché a inizio del Novecento realmente si è rischiata l'estinzione della razza bufalina mediterranea, sia là che là, e solo perché negli anni 50 alcuni produttori ripresero la specie e oggi l'hanno portata all'eccellenza che c'è oggi. Ma i Savoia ci hanno fatto rischiare di vivere senza mozzarella, che come sapete io credo che sia una delle gioie più grandi, no, della vita, addentare la mozzarella. Ma andiamo avanti, che dobbiamo parlare della terza rivoluzione. Quindi ricapitolando, la prima rivoluzione, da mangiafoglie diventiamo magna macaruna, ok? Seconda rivoluzione, l'introduzione del pomodoro, che cambia completamente la nostra vita. Terza rivoluzione, quella di cui parlo adesso, ovvero la rivoluzione dei Monsù. I Monsù. Ma chi sono questi Monsù? I Monsù erano cuochi napoletani, i caposcuola delle famiglie patrizie aristocratiche napoletane, che però si formarono alla scuola francese di cucina. Sì, tutto per colpa di una regina fetente, di un zoccolone, diciamolo, ecco, diciamo così. E a questo punto forse facciamo una canzone, una mala femmina. Ah no, forse abbiamo... Sì, a questo punto, in omaggio a Maria Carolina, facciamoci mala femmina, va? Colpo di fortuna, alle 9:10 ho chiesto a Valerio, ma non è che potevo mettere un po' di musica, sennò un'ora sana a parlare, ed è arrivato veramente, in americano si chiama la serendipity questa cosa qua, serendipity è quando tu pensi di trovare una cosa, diciamo, modesta, e poi ti accorgi invece che la soluzione che pensavi di riserva è stata la soluzione migliore che si poteva trovare. Terza rivoluzione, la rivoluzione dei Monsù. Carolina,
tormentavo marito, Ferdinando, perché lei era austriaca, Ferdinando, la cucina napoletana è così banale, così semplice, marò i maccaruna, pomarola, bisogna sprovincializzarla, renderla su un livello europeo. Carolina, ma fa quella che vuoi tu? Ecco, più o meno la risposta di Ferdinando. Allora, sapete che fece Carolina? Chiamò tutti i cuochi di corte, da Palazzo Reale, da Capodimonte, da Caserta, da Portici, tutte le regge, da Carditello e da Persano, e li mandò tutti quanti i cuochi a studiare a Parigi, alla corte di Luigi XVI e Maria Antonietta. Perché a Parigi? Primo perché Parigi era la moda europea, Parigi dettava le regole della moda nel vestire, nel mangiare, nel parlare. Secondo, perché a Parigi ci stava la sorella Maria Carolina, ovvero Maria Antonietta, quella che fu decapitata dalla Rivoluzione francese. Faccio notare che la terza rivoluzione, la cucina napoletana, non sarebbe accaduta qualora a Parigi invece la sora ci stava, per esempio, la cugnata. Ecco. E si può mangiare il cuoco mio, che la zozzosa è mia cognata. Non esiste proprio. Ecco. E invece le rivoluzioni a volte avvengono per caso, vedete? Bene, le due cucine però fanno a pugni. I monsù napoletani arrivano, perché monsù? E la napoletanizzazione è la parola monsieur, monsieur. Noi abbiamo mille talenti, l'etnia napoletana ce n'ha mille di talenti, ma uno proprio non ci appartiene, quello delle lingue straniere, che come struppiamo noi, o francese o tedesco, non lo, l'inglese non lo fa nessuna etnia al mondo, lo facciamo solo noi. E chiamiamo monsieur, monsù, i monsù, chi le monsù, ok? Ma le cucine non andavano d'accordo, la cucina napoletana basica, essenziale, quella francese troppo sofisticata, troppo cremolata, le bechamel, le moutarde, le sauce, le fricassee, le gratinée, insomma, sta roba cremolata e napoletana non è mai piaciuta, cioè, proprio soprattutto sulle sauce, sulle salse, sulle creme, avvenne il grande scontro fra le due cucine. Si diffuse a fine Settecento un termine a Napoli per indicare un alimento disgustoso, si cominciò a dire, ma pare proprio una sauce francese, una sauce, lì mi sta sauce ananas, loco, e sauce appunto ha una derivazione semantica proprio dalle sauce francese. Pensate, quando arrivò la bechamel a Napoli, i napoletani la chiamarono a collo po' presepio. Dice, ma perché si mangia pure sta collo po' presepio, loco? Pensate il rapporto che abbiamo noi avuto sempre con le sauce. Il napoletano ancora oggi, quando trovano poche roba cremolata, dice, no, per favore, no. Se mai sei nella bechamel, nella lasagna, no? Trovavano poche bechamel, ah, poi hanno saputo fare, mi sa bechamel, hanno saputo cucinare, che la nostra lasagna è quella borbonica, no? Quella vera. Ecco, ma inevitabilmente tentò di arrivare il riso nella cucina napoletana. Ci avevano già tentato gli aragonesi nel 400, ma senza nessun esito. Ci ritentano i francesi, ma noi si mangia maccaruna. Provò ad arrivare insieme al tè, non so se conoscete questa bevanda, si chiama tè, si ottiene con l'infusione di certe bustine nell'acqua calda, non so, si chiama tè, la usano in Francia, in Inghilterra, ma non, vabbè, comunque, riso e tè, pensate un po', noi quando arrivò il riso lo chiamammo o sciacqua pans, che si diceva che sul riso parlavamo di yenka pans, magna, ma non si yenka pans. E addirittura la scuola medica salernitana, che omaggio alla scuola medica salernitana e ai salernitani che sono qua, è la capostipite di tutte le facoltà di medicina in Europa, c'è nata a Stellatel. La scuola medica salernitana a fine Settecento inserì il riso e il tè fra i medicamenti contro il mal di pancia. E mo sono 200 anni che ancora mo si stanno male capanza, o mire che ci mette il riso in bianco e tè. Vedete, noi abbiamo sempre considerato il riso e il tè come se fossero delle medicine. Ecco, se avessero la vendita in farmacie, non in dei supermercati, sta roba. Se a Napoli uno ti dice vuoi un tè, oh, ti fa quasi preoccupare, dice, ma perché mi stai offrendo su tè? Ma perché sto malato? Cioè, ecco, per dirvi qual è il nostro rapporto, noi siamo città di caffè. Ancora una volta lui e poi faccio l'ultimo pezzo e ce ne andiamo a casa che è tardi. Ma lui veramente è bravissimo, grazie. Thank you.
grazie, grazie. Allora, eravamo alla cucina francese, però dal contatto fra la cucina francese e la cucina napoletana, alla fine qualcosa arrivai, insomma, no? Questi monsù, sì, d'accordo, portano i timballi flambanti, arriva la cucina aristocratica, arrivano insomma, veramente i piatti nobili. Arriva per esempio il sartù, da surtout, il piatto francese per eccellenza, il principale piatto di portata era il surtout, soprattutto si dice in francese. Noi a Napoli lo chiamammo sartù, ovviamente. Solo che però i monsù, per fare la magnè napolitana, lo cambiarono un po'. Ci avettero a mettere fagatiel, prosciutto, formaggio, salamo, vasoto, pasil. Ecco, diciamo che l'originale surtout fu notevolmente modificato. Ma questa è la grande capacità che abbiamo noi. Noi prendiamo, come devo dire, il meglio dall'umanità e poi lo facciamo nostro. Arrivò il gâteau, il gâteau. Il gâteau a Napoli è la torta, in Francia è la torta, gâteau, ancora oggi si chiama gâteau. Noi invece a Napoli lo chiamiamo gâteau con l'accento sulla O, e della forma rotonda, manteniamo solo la forma rotonda, perché poi lo divento rustico dalle nostre parti e ci mettiamo prosciutto, salamo, formaggio e mortadella. Questo poi facciamo, no? Noi rusticizziamo. Arrivò il Danubio, le brioscine del Danubio erano tipiche, Maria Carolina d'Austria ne sentiva la nostalgia. Noi apprezziamo molto la ripartizione a palline del Danubio, solo che quando arrivò il Danubio dentro teneva la crema e l'amarena. Noi a Napoli ci l'uomo crema e l'amarena e ovviamente ci mettiamo prosciutto, salamo, formaggio e mortadella. Ecco, noi questo facciamo sempre. Noi prendiamo le cose dal mondo e le personalizziamo. Questa è la grande capacità della cucina meridionale. Manteniamo una forte identità territoriale, però in realtà lasciandoci volentieri contaminare, perché noi siamo una cultura di accoglienza e di integrazione, e questo è un'altra stelletel che ci mettiamo qua, e questo sia in termini sociali e non solo in termini linguistici e anche in termini gastronomici. Guardate, questa cosa continua ancora oggi. Per esempio, mo sono arrivati i kebab, no? Noi mo con tutto con mangiare che teniamo, che ma fa questi kebab? Vabbè, però abbiamo accolto pure il kebab, non fa niente, noi accogliamo tutti, però poi lo personalizziamo, lo facciamo come diciamo noi. A Piazza Garibaldi a Napoli ho visto il primo kebab, salsiccia e friariella. Perché poi lo facciamo con 10 minuti. Capo, chi se ne può una manca mangiare salsiccia, perché gli arabi ne può. Ma insomma, personalizziamo. Guardate, recentemente, no, con tutta la ricchezza pasticcera che abbiamo, babash, fugliatella, pastieri, i meglio dolci dell'umanità, abbiamo accolto un dolce insignificante anglosassone che si chiama muffin, no? Stu muffin costa 3 euro a Nozzengana e non sape niente, no? Insomma, però mi ha accolto pure muffin, va bene, va bene, va bene. Però poi l'abbiamo personalizzato come diciamo noi. A Napoli ho visto un geniale fornaio che ha realizzato il primo muffin cicoli e ricotta. Cioè la fate digeribile, digeribile almeno. Ma il massimo, guardate, della contaminazione mi viene ora. L'ho visto questo Natale. Covid, casini col Covid, insomma, così i venditori di pesce a vigilia di Natale e Vasco, chi ne capitone, capitone, non se veniva, non se venissi capitone, perché il capitone, sapete, è un piatto indispensabile alla cena della vigilia. Il capitone è il serpente simbolicamente è il demonio. Azzannare il pezzo di capitone simboleggia il Cristo nascente che ha la meglio sul demonio. Però su capitone, ma non piace più a nessuno, non cattammo proprio, che costa 40 euro chilo, ok. Beh, insomma, a Pescheria Azzurra a Montesanto, vasche piene di capitone, mo con mamma fa. Dato che mo tutti i giovani moderni, come sapete, mangiano pesce crudo, e benedetta geniale, sapete che facette? Mise un cartello e scrisse sushi di capitone. Penso di venderlo a sushi. Ecco, perché questa è la genialità della nostra etnia. Però, in tutto questo bailam francese, tutto sto paraustiel, ve l'ho raccontato per dirvi che dalla contaminazione fra cucina francese e cucina napoletana, una cosa buona, una cosa veramente buona arrivò. E quest'unica cosa buona è il babà. So di darvi una grande delusione, perché ognuno di noi ha sempre pensato che il babà è il dolce perfetto della nostra etnia. Invece purtroppo non è nostro. Nel trittico babà, sfogliatella, pastiera, i tre dolci, diciamo, basici della pasticceria napoletana, i primi due, sfogliatella e pastiera, sono autoctoni. Nascono nei conventi, uno a San Gregorio Armeno a Napoli, l'altro al convento di Santa Rosa a Conca dei Marini. L'unico che abbiamo importato è proprio O babà. E l'abbiamo importato proprio durante la dominazione
questa contaminazione con la cucina francese. Bene, arrivò il babà, perché fu inventato da un gourmet polacco che si chiamava Stanislao Leszczynski, re di Polonia. Ma la storia è melenza, pare addirittura che una bottiglia di rum carette per errore un compasto dolce, lui si accorse che la combinazione era favorevole, Maroni, io non ci posso pensare, no? Perché il babà è il dolce perfetto in assoluto, che sia nato per errore io lo trovo impossibile. Gli diede il nome di Ali Babà i 40 ladroni perché lui leggeva le favole delle mille e una notte, cioè non ci posso credere, però purtroppo è così. Il babà però arriva a Parigi, fine 700, diventa diffusissimo, le babà au rum, le savarin, a Parigi non si mangiava altro e durante il rapporto fra cucina francese e cucina napoletana il babà arriva a Napoli, ma qui nel regno nel meridione d'Italia, con i prodotti eccezionali della campagna Felix, con la tripla lievitazione, con il carciofolo, insomma, della Piana del Sele, no vabbè scherzo, il babà diventa l'eccellenza che conosciamo noi. Ecco perché io dico sempre che il babà nasce in Polonia, cresce a Parigi, però si fa om a Napoli, ecco, diventa om qua dalle parti nostre, perché vedete, la storia vuole che il babà in realtà arrivi per il matrimonio fra Ferdinando e Carolina, 1787, i due si sposano. Io immagino una telefonata fra Carolina, regina di Napoli, e Antonietta, Maria Antonietta, regina a Parigi, le due sorelle. Ovviamente un telefono non esisteva, sto inventando, però immagino. Antonietta, dune, siente, già fa sto matrimonio mio a Napoli, che già fa, devo stupire i napoletani. Tu come consigli? Consigliami un dolce per fa schiattangor, pasti napoletani. E lei dice, guarda, tu consigli sto babà, pare che va forte a Parigi. Le babà au rum, osa, devi osare. Il babà arrivò a Napoli, secondo la leggenda, per il matrimonio fra Ferdinando e Carolina. Ma qua noi ce ne innamoriamo. Noi consideriamo il babà la perfezione assoluta. Il babà è equilibrio e perfezione. Ma è troppo secco, ma è troppo grondante, ma è troppo asciutto, ma è troppo bagnato. Il babà è il dolce perfetto. Tant'è vero che quando noi vogliamo dire a una donna che è perfetta, e qua ho l'imbarazzo della scelta, ma scelgo Luisa, che è appunto accanto a Orlando, il napoletano dice... tu sei un babà, per dire, capisci? Ma attenzione a dirla a un maschio, perché invece è un'offesa, chi è un babà? Quindi è un complimento di genere, cioè va bene, va buono per una femmina, ma non va buono per maschi, ecco, sì. Perché il babà, dal babà nasce il più bel parossello della lingua napoletana, e poi ci facciamo l'ultima canzone, con la quale vi ringrazio tutti quanti, perché con decenza parlando, voi sapete quando un napoletano dice con decenza parlando, sta per dire qualcosa che può risultare sconveniente all'orecchio di chi sta ascoltando, però avendo detto con decenza parlando, un napoletano cioè lascia passare per dire quello che vuole. Con decenza parlando, non so se avete mai conosciuto qualcuno nella vostra vita che è strunz proprio, vi è capitato? Ma uno strunz proprio, strunz, no? Ma chi gli strunz? Ah, stavo con là uno, cioè. Ok, bene, c'è un parossello napoletano che li descrive meravigliosamente usando il babà appunto, col quale vi saluto. Hai voglia di mettere rum, non strunz, non può mai diventare babà. Grazie a tutti. Mentre parte la canzone, vi volevo rammentare che io sono Amedeo Colella, ho scritto vari libri. Questo è il mio ultimo libro, che si chiama Mille paraustielli di cucina napoletana. Io insegno etnogastronomia a Città della Scienza a Napoli. E questo è il libro, diciamo, la storia della gastronomia meridionale, i 3.000 anni che vi ho raccontato stasera. In tutte le librerie, il libro costa solo 15 euro. Scasualmente, ho delle copie qua stasera con me, ma proprio scasualmente. E per la serata, per la festa, che è l'ultima, viene venduto a 10 euro con dedica dell'autore. Quindi chi è interessato, sono qua. Grazie a tutti. Tu, luna, tu, luna caprese.